Y a continuación se dirigirá a ustedes el excelentísimo señor Matteo Renzi, quien nos expondrá acerca de la situación actual de Italia y su futuro. Signor Rettore Vivaldi, autorità tutte e tutti, è davvero con grande gioia e orgoglio che porto la medaglia del Rettore di questa prestigiosa università al collo. E vorrei ringraziarla per le parole che ha espresso, per le parole che ha detto, per i concetti che ha espresso, facendo riferimento con grande interesse a alcune tra le più grandi figure del mondo culturale italiano, collegandosi però alle sfide dell'attualità, del presente. È questo io credo che una università debba fare, possa fare e sia in grado di fare. Cercare di cogliere dalla bellezza del nostro passato occasioni, stimoli, spunti, per il presente e per il futuro. Ed è per questo che in ogni appuntamento, in ogni missione, in ogni visita che facciamo, cerchiamo sempre di partire dal cuore delle relazioni tra i paesi che incontriamo. Il cuore delle relazioni, lo dico in particolar modo agli studenti, non è il business, eppure abbiamo fatto un'ottima riunione di business forum. Eppure sta crescendo la possibilità di accordi economici tra Cile e Italia. Il cuore delle relazioni non è semplicemente una discussione strategica, geopolitica, eppure abbiamo incontrato in bilaterale la Presidenta Bachelet e abbiamo discusso di questo e di altro. Il cuore della relazione, dell'amicizia tra due popoli sta nel valore e nei valori che esso rappresentano. E in questo senso l'università è per definizione il luogo di questa amicizia. Cile e Italia hanno molto in comune. Possiamo discutere di tante sfide che possiamo affrontare insieme, ma dobbiamo partire dal centro, che è l'attenzione alla cultura, ai valori costitutivi della nostra identità. E allora essere oggi qui, nella vostra prestigiosa università, in una università nella quale hanno studiato e insegnato autorevolissimi nomi del pensiero, della letteratura e del pensiero culturale di tutto il mondo, è per me motivo di grandissimo onore. Mi avvicino in punta dei piedi dentro questo luogo, reso così importante e prezioso dalla storia di chi lo ha frequentato e dalla sua leadership. Signor Rettore, voglio ringraziarla di cuore per quello che sta facendo anche in ragione dell'amicizia tra Cile e Italia, della sua personale esperienza, ma più in generale dalla convinzione reciproca che la cultura non è tutto ciò che dobbiamo mettere in un angolino dopo che abbiamo finito di discutere di cose serie. La cultura è la ragione stessa della nostra identità, dell'amicizia tra i nostri popoli e per questo è la ragione stessa anche della missione stessa, della visione stessa per il Cile e per l'Italia. Naturalmente oggi voi avete impreziosito questa occasione con la musica e le parole degli Intillimani che hanno ricordato un appuntamento che mi è caro come sindaco l'11 settembre del 2013, grazie all'amicizia di un fiorentino doc quale Massimo Gramigni, gli Intillimani furono invitati in una cerimonia particolare 40 anni dopo, un altro 11 settembre, a suonare in Piazza della Signoria, in quella piazza in cui qualche anno prima un grande poeta cileno come Pablo Neruda, che ha frequentato, se non sbaglio, proprio questa università, era stato in visita e aveva utilizzato delle parole straordinarie
per salutare l'allora sindaco di Firenze. E quando in Palazzo Vecchio, leggo la traduzione italiana, bello come un'agave di pietra, salii i gradini consunti, attraversai le antiche stanze e uscì a ricevermi un operaio, capo della città, del vecchio fiume, delle case tagliate come in pietra di luna, io non me ne sorpresi. La maestà del popolo governava. E prosegue Pablo Neruda, dietro di lui non era l'aureola del passato, il suo splendore, era la semplicità del presente. In Piazza Signoria, quell'11 settembre del 2013, Firenze fu chiamata a ricordare l'11 settembre del 1973. Oggi, entrando nel Palazzo Presidenziale, ho avvertito una emozione pensando a quella data, a quegli eventi. E mi sono domandato che tipo di emozione potesse essere, visto che io neanche ero nato nel 1973. È l'emozione di chi riconosce che certi tornanti della storia segnano generazioni intere. Naturalmente, innanzitutto, segnano la generazione di chi ha vissuto quella stagione, di chi ne porta sulla pelle le tracce, le ferite, l'impronta. Ma credo che segni la generazione anche di chi, pur non avendo visto, ha avuto modo di capire che certi valori, come il valore della battaglia per la democrazia e per gli ideali, sono valori che segnano e che rendono ragione della storia e dell'esperienza di un'intera vita. Ecco perché il concerto degli Intillimani di allora si rivolgeva non soltanto a chi voleva ricordare, ma anche a chi voleva immaginare per il presente e per il futuro. Se ci pensate, anche questo è il compito dell'educazione. Ricordare, certo, valorizzare il passato, ma costruire il domani. Che tipo di mondo abbiamo davanti? Che tipo di mondo avete davanti? È un mondo che è profondamente diverso da quello di 40 anni fa. È un Cile che è profondamente diverso. È un'Italia che è profondamente diversa da quella di 40 anni fa. E non soltanto nelle dinamiche politiche, ma anche semplicemente nelle modalità di comunicare. Noi oggi abbiamo un telefonino. In questo telefonino ci sono più informazioni di quelle che 20 anni fa, 25 anni fa, aveva il Presidente degli Stati Uniti d'America. 25 anni fa l'uomo più potente del mondo non poteva accedere a un'enormità di informazioni come quelle contenute in un telefonino oggi. Vuol dire forse che siamo tutti uguali in termini di responsabilità e di potenza? È evidente che siamo tutti uguali di fronte alla legge e di fronte alla dignità dell'uomo, ma chi ha delle responsabilità di potere ha compiti maggiori. Dove sta allora l'importanza della capacità di comprendere l'enorme flusso di informazioni? Sta nell'università, nella scuola, nell'educazione, nella capacità di insegnare alle nuove generazioni innanzitutto a saper leggere la massa di dati che abbiamo e saperla decifrare. È come se noi potessimo tradurre un linguaggio altrimenti incomprensibile. Il mondo fuori da noi cambia velocemente, non soltanto nell'America Latina del Cile che cambia e che cresce, non soltanto nell'Europa che è un po' stanca, un po' impigrita, sotto il peso degli anni, riflette sul senso della propria identità. La discussione sull'immigrazione oggi in Europa non è una discussione sul numero di siriani o di eritrei che l'Europa deve accogliere, ma sull'idea stessa di Europa, nata come grande sogno di pace, pensata come grande luogo di ideale e oggi costretta a discutere
di piccoli temi dalla mancanza di visione di una parte della sua classe dirigente, dalla miopia di una parte della sua classe dirigente. Ma cosa accade oggi all'America Latina e all'Europa di fronte alle sfide che stiamo vivendo? Accade che il mondo di oggi ci chiede un di più di speranza. Il rettore Vivaldi ha avuto parole molto gentili, di cui lo ringrazio, rispetto al tema della speranza. E mi tornano alla mente ancora le parole di Pablo Neruda, quando diceva che la speranza ha due bellissime figlie, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle. È questo forse che, indipendentemente da tutti i dati, i flussi informativi di cui potete essere messi a conoscenza, è questo forse ciò che caratterizza uno studente o una studentessa oggi. Tenere viva la speranza significa provare lo sdegno per ciò che accade, per l'ingiustizia e per la inquietudine profonda che viene nel cuore dell'uomo quando ci rendiamo conto che ci sono degli squilibri inaccettabili. Ma il coraggio per mettersi in gioco, per provare a cambiarla. Anche a questo io credo serva l'università, a educare, a insegnare, ad apprendere, ma soprattutto a seminare quel sentimento di coraggio che solo può servire all'uomo di oggi per non vivere soltanto di ricordi. E ancora, la terza e ultima citazione di Neruda che voglio fare. Perché oggi noi possiamo continuare a immaginare uno spazio per la politica quando tutto intorno a noi vediamo immagini negative di politici? Quando in Cile come in Italia accadono fatti di mancanza di trasparenza, di problemi legati alla quotidiana gestione dell'amministrazione che i nostri governi, il governo di Michel, il governo mio, stanno cercando di combattere, ma che comunque ci sono. In Italia è stato anche recentemente un altro caso di mala gestione amministrativa. Come si fa per le giovani generazioni a credere nella politica quando si vedono alcuni esempi così negativi di gestione della cosa pubblica? Ecco la terza citazione. Potranno recidere tutti i fiori, ma non potranno mai fermare la primavera. Io credo fortemente che la vita di una comunità sia una vita che è fatta di tante esperienze. Quello che vorrei che restasse alle giovani generazioni che frequentano questa università è la consapevolezza che qualsiasi fiore possa essere reciso, c'è una primavera che è incombente, che è la primavera delle nostre speranze e delle nostre opportunità. Questo è un momento molto bello della vita del nostro pianeta. Voi direte, ma come? Con tutti i problemi che ci sono, con la questione immigrazione che affronta l'Europa, con la crisi che una parte dei paesi dell'America Latina stanno vivendo, tu usi l'espressione, un momento molto bello, con la fame nel mondo e la situazione di tensione, con il terrorismo e il fanatismo religioso che sta mettendo a soqquadro almeno 3 continenti, dall'Afghanistan alla Nigeria, con le difficoltà che derivano dalla crisi dei prodotti fondamentali. Come fai a dire che questo è un momento molto bello? Io sono convinto che questo sia un momento molto bello e che non si possa fermare la primavera. Il mondo va verso una maggiore interconnessione. Il mondo consente a delle ragazze e dei ragazzi di poter inseguire dei sogni che sembravano impossibili. Il mondo consente a delle donne e degli uomini di vivere
con maggiore attenzione gli approfondimenti e gli studi. Io ho finito il liceo, la scuola superiore, che ancora non c'era internet, 1993 o perlomeno, non c'era la possibilità di utilizzarlo in modo costante. Nel 1993 ancora le ricerche si facevano sull'enciclopedia cartacea. Oggi se dicessi a mio figlio che ha 14 anni, che frequenta il primo anno del liceo, che per verificare una cosa deve prendere l'enciclopedia cartacea, lui mi guarderebbe con due occhi spalancati per dirmi: babbo, c'è Google. Il mondo cambia, ma quello che ci attende è la primavera, non perché siamo genericamente ottimisti, ma perché crediamo nell'uomo. Perché questo ci ha insegnato la nostra cultura. Il professor Vivaldi ha fatto riferimento a una serie di pensatori italiani. Sarebbe molto interessante risalire nella storia non soltanto a quei pensatori cui lui ha fatto opportunamente cenno, che sono pensatori del XX secolo, da Croce a Gramsci, o anche a personaggi della politica del XIX secolo, da Garibaldi a Cavour. Ma credo che sarebbe ancora più interessante tornare, mi perdonerete il riferimento alla mia città, proprio a quella stagione dell'umanesimo e del Rinascimento che ha caratterizzato una delle storie più belle dell'Italia. È il momento nel quale nelle botteghe, in piccoli luoghi dell'allora Firenze, giovani artisti cercano di superare e di fare meglio dei propri maestri. È famosa l'immagine di Giotto e Cimabue. Si dice che Giotto avesse dipinto una mosca in uno dei quadri di Cimabue e che il maestro Cimabue, tornato in bottega, vedendo quella immagine, avesse preso uno straccio, diciamo noi, un asciugamano, potremmo definirlo così, per cercare di scacciare la mosca. E che proprio in quel momento, nel momento in cui capì che quella non era una mosca, ma era un'opera del suo discepolo, proprio in quel momento arrivò l'illuminazione. Lui mi ha superato, lui è meglio di me. Questo forse è il compito anche vostro, dei professori. Non è facile, forse, è facile da dirsi, meno da farsi. Il compito dei professori è quello di sperare di trovare qualcuno più bravo e tornare a vivere in un'era che sia l'era dell'ammirazione e non dell'invidia. È quello che dobbiamo fare un po' in tutto il mondo. Ma quella stagione di Firenze era una stagione in cui tutto concorreva all'umanesimo e al Rinascimento. La finanza di allora, dai soldi della finanza arrivavano le borse di studio per gli artisti e per i letterati. E soprattutto la volontà, espressa magnificamente da Michelangelo, di semplicemente cercare di fare ciò che già di riconoscere ciò che già esisteva. Quando Michelangelo scolpisce il David, a chi gli domanda: ma come hai fatto a fare un capolavoro del genere? Risponde: è stato semplice, è bastato togliere tutta la pietra in più che c'era. Ecco che la cultura del nostro paese, l'Italia, è una cultura che spesso viene declinata al passato, e anch'io ho fatto questo. È una cultura però che anima la vita di tutti i giorni. Se 2 mesi fa o 3 mesi fa fosse stati col vostro rettore, con la presidente Bachelet e con gli Intellimani al mercato Testaccio a Roma, vi sareste forse resi conto non soltanto di di una canzone degli Intellimani, ma soprattutto di un modo di vivere che è tipico delle città nelle quali viviamo, e cioè una dimensione delle relazioni umane che è quello che più di ogni altro fa grande un paese.
Noi in questa missione in Cile, la prima per me in America Latina, missione che parte simbolicamente da Santiago, ma che toccherà poi nei prossimi giorni i luoghi della ricerca astrofisica, i luoghi delle energie rinnovabili con l'importante lavoro che sta facendo Enel, la innovazione della tecnologia applicata ai cantieri, gli investimenti sulla ricerca e l'innovazione, specie in un momento come quello che stiamo vivendo, dove anche in Italia la nuova legge di stabilità finalmente torna a investire con il segno più, per la prima volta dopo anni, su cultura e ricerca. Ma poi proseguiremo in Perù, in Colombia, a Cuba, sempre con un filo rosso, e cioè che ciò che noi siamo deriva non semplicemente dagli accordi di business che firmiamo o dalle discussioni politiche che svolgiamo. Parte innanzitutto dal riconoscersi parte di una comunità di donne e di uomini che hanno dei valori. E il primo valore, prima ancora che essere economico, è culturale, civile, ideale. Ed è per questo, magnifico rettore, che vorrei davvero concludere dicendo grazie a lei per questo invito e ricordando a me e a voi che la forza di una nazione non sta più, come in passato, nei territori che riesce ad annettersi. In passato una nazione per diventare grande doveva avere un esercito molto possente, entrare nei territori accanto, vicini, prenderne possesso e espandersi geograficamente. Nell'anno Domini 2015 io credo che la forza di una nazione stia in un soft power, nella capacità di esprimere dei valori e di invadere e farsi invadere dalla profondità e della bellezza dei pensieri, delle parole, delle intuizioni, delle innovazioni. La forza di una nazione, insomma, oggi è quella di un dolce patriottismo, di chi sa riconoscere nella propria comunità dei valori grandi. Vale per il vostro Cile, un paese straordinario, che ha fatto da riferimento per vari motivi, in vari momenti storici, in tante parti del mondo, e che oggi sta attraversando comunque una stagione di grande interesse. Oggi, mentre abbiamo inaugurato il Business Forum, la responsabile delle imprese italiane era rimasta colpita dal fatto che ad Expo, la manifestazione che si è svolta e si sta ancora svolgendo a Milano, l'avesse accolta uno chef stellato di bravissima, di grandissima capacità e di assoluta bravura cileno, che per lei, che pure viene da Torino, quindi dal Piemonte, una delle zone più valide dal punto di vista agroalimentare, aveva lasciato il segno. Perché è evidente che ciascuno è forte nella capacità di innovare in tutti i settori. Il Cile ha molte carte da giocare nello scenario dell'America Latina e del mondo intero. E anche l'Italia ha la necessità, dopo 3 anni di crisi, dopo 3 anni di segno meno davanti alla situazione economica, di tornare a guardare al futuro con l'entusiasmo di chi sa di essere un paese in cui la qualità della vita non dipende soltanto dal clima, non dipende soltanto dal paesaggio, non dipende soltanto dall'agroalimentare o dal piacere di passare bene una vacanza. La qualità della vita dipende da uno strano mix che è fatto da valori, ideali, cultura e che tiene insieme l'identità di un popolo. Io sono grato, signor Rettore, per la possibilità di essere stato con voi in una università. Se lei guarda l'ultimo anno nella storia del nostro paese, del nostro pianeta, vede che in più di una circostanza chi ha voluto mettere in discussione la nostra identità
ha colpito luoghi della cultura. È accaduto in Kenya, quando i terroristi hanno colpito l'università di Garissa. È accaduto in Francia, quando i terroristi hanno colpito la redazione di un giornale. È accaduto a Peshawar, quando i terroristi hanno colpito una scuola. Accade settimanalmente nelle chiese, nelle sinagoghe di alcune realtà europee e africane. Si cercano i luoghi del sapere e del valore umano. Ecco perché un paese serio, che ha voglia di costruire un rapporto fecondo con un altro paese, fa bene a visitare i luoghi istituzionali, fa bene a partire dai palazzi presidenziali, ma deve sempre e comunque ricordarsi che ciò di cui abbiamo profondamente bisogno è l'identità basata sulle nostre università, sulle nostre scuole, sulla scommessa sul capitale umano. Credo che la vostra università costituisca un punto di riferimento e vorrei che fosse chiaro e forte il messaggio che arriva da tutto il governo italiano, mi permetto da dire da tutto il popolo italiano, da qui ai prossimi anni. Abbiamo tanto desiderio di continuare a lavorare insieme, innalzando il livello degli scambi e della cooperazione, come ha detto il Rettore, ma anche e soprattutto ricordando a ciascuno di noi che la primavera che ci attende, per utilizzare le parole di Pablo Neruda, è una primavera che dipende solo e soltanto dallo sforzo e dall'impegno e dal coraggio di ciascuno di noi.